bastano veramente poche parole a dimostrarvi l'esistenza di un Dio presente, onnipotente. E ve lo dimostro in un modo che non avete mai conosciuto in precedenza. Dio è meta di tutto. Poche parole di Romano Amodeo per dimostrarlo presente, in azione e onnipotente. È provato che un unico punto centrale, essenziale e fondamentale è in azione e attrae tutto a sé, nella forma magnetica e antimateriale, di un trascendente Dio. È veramente provato dal fatto che noi, enti relativi per il terzo principio di azione e reazione, osserviamo sempre ogni azione solo in quella uguale e contraria. Così una vita, vista ora, in atto, propria e mortale, è la prova indiretta che un Dio la trascende e la fa essere tutta, infine, in potenza, condivisa e immortale. Questa è una prova bella e buona. Infatti, poiché noi per il principio di azione e reazione vediamo sempre in modo uguale e contrario, il modo con il quale noi vediamo la vita è in atto, ciascuno ha la sua ed è mortale. La verità è il contrario. La verità è davvero quella uguale e contraria. Perché se noi stiamo vedendo in modo uguale e contrario e stiamo vedendo una vita di cui ci appropriamo, la verità è che tutta la vita sarà in comune. Se vediamo una vita che è determinata e finale, per cui si conclude con una morte, vedremo che quella morte sarà il principio di una vita infinita e interpersonale. E poiché ora la vediamo in atto, dopo la percepiremo in potenza, in divina potenza, in un modo trascendente, ma anche capace di calarsi nell'immanente per poter osservare la vita da ogni suo possibile punto di vista, se questo è quello che piacerà a ciascuno di noi, in base a quel suo senso del gusto personale che il sistema divino in cui noi siamo ci sta consentendo di assumere come il nostro personale interesse.